80 anni, ho studiato giurisprudenza e mi sono laureato nella città di Ferrara. Sono padre di una figlia che si chiama Ida, a cui dedico tutta la mia vita, almeno con il cuore e con il pensiero. Vivo con una signora che si chiama Giovanna e perché no, famiglia, e in maniera generale che non dico dipende da me, però è autosufficiente nel volermi bene e farmi sentire importante nella loro struttura. Ho fatto l'attività di calciatore, non ho raggiunto grandi traguardi, però mi sono laureato come master e ad allenatore con la speranza di poter sempre allenare i ragazzi in campo e ancor più fuori dal campo. E questo è il mio obiettivo, è stato l'obiettivo che mi ha portato a Reggio, che è la mia città sportiva e che mi ha presso la Regina Calcio fatto formato, forgiato e limitato in quelli che erano i miei errori iniziali. Qual è il mio sogno? Il mio sogno è quello di rivolgermi anche alla mia regione, alla mia Calabria, alle persone che contano in Calabria per poter far sì che il calcio non venga visto come un qualche cosa che bisogna fare quando non si riesce a fare altro. E per questo c'è bisogno di incentivazione presso le strutture, presso tutti quelli che hanno in animo di poter far crescere i giovani all'ombra di un calcio migliore di quello di adesso, all'ombra di un calcio che possa aprire speranze non soltanto di guadagno ma di cultura generale molto importante per se stessi e per gli altri, soprattutto per quelli che sono i discepoli, i bambini che dovranno partecipare ancora di più attraverso strutture migliori, attraverso incitamenti da parte di vista della regione e della politica della regione, cosa che spesso e volentieri noi vediamo, la politica si avvicina al calcio soltanto per far business personali, per far sì che possano crescere le loro idee di arrivare a Roma. No, è il calcio che deve arrivare a Roma e Gagliardi questo lo sogna sempre, anche oggi che è alla fine della sua carriera.